Anticipo della terza giornata di promozione B. Sul campo illuminato dei tre campanili di Bogliasco si sfidano Athletic Club Liberi e Gogliardica. Gli uomini di Mariani, con una partita in meno a causa della sospensione dell'incontro contro l'Orto Novo dell'11 settembre, sono a 3 punti grazie alla vittoria al Danni del Lagaccio. Sopra di loro, con un punto in più, vi sono proprio gli ospiti, che nella scorsa giornata non sono andati oltre al pareggio nella sfida casalinga contro la Tarros Sarzanese. Partita subito frizzante, con le due squadre molto aperte, che permettono agli attaccanti di svariare sul campo, ma con quest'ultimi che non riescono comunque a rendersi pericolosi. La prima occasione è al quarto d'ora, con Zani che impegna il portiere da calcio di punizione. 5 minuti dopo sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, grazie ad Aprile, servito bene in aria, che di prima spedisce il pallone sopra la traversa. Al 34esimo Bertulla sulla fascia entra in area avversaria, in velocità supera il difensore avversario, che però lo stende, è rigore a favore della Goliardica. Dal dischetto è sempre Bertulla a incaricarsi della trasformazione. Rincorsa interrotta dal numero 9 degli ospiti, che indirizza mollemente la sfera sulla sinistra. Boasi intuisce e para con sicurezza. Non ci sono altre occasioni concrete nella prima frazione, gli attacchi di entrambe le compagini creano molto gioco, ma non riescono a rendersi pericolose in fase realizzativa. Secondo tempo che inizia su ritmi più blandi, la prima occasione è dei giallo-verdi, su calcio piazzato, cross in aria di Aprile, che trova la testa di Pugliese, che a porta vuota non riesce a schiacciare il pallone, sfera che finisce di poco alta. Difese più attente, le occasioni sono sempre meno. Al 78esimo il neoentrato Boasi riesce ad arrivare a fondo campo e a crossare bene in aria, ma nessuno dei suoi compagni trova la deviazione vincente ed il pallone sfila, non toccato, in out. Finale di partita che si accende con 2 occasioni per l'Athletic, prima grazie al cross di Maggiora per Grassi, che però impatta male, segnalato poi dall'assistente in offside, e poi al primo minuto di recupero, sempre con Grassi che da posizione defilata esplode un tiro potente ma centrale che l'estremo difensore neutralizza. Finisce qui uno spento secondo tempo. Rimpianto della Goliardica che sbaglia un rigore che sarebbe stato decisivo nel primo tempo. Finisce 0-0 ai tre campanili di Bogliasco.